Buongiorno, bene, benvenuti nel nuovo canale del Romagnolo Nerazzurro, benvenuti tutti. Questa mattina, sabato 03.08.2024, parleremo del nostro mitico Serginio Vesichino che ha fatto un video sul Fabrizio Corona e andremo anche a ripescare un video vecchio dove il nostro Serginio Vesichino parla sempre di Fabrizio Corona prima del caso di Tonali e Fagiuoli, come lo chiama lui, Fagiuoli, ok? E quindi ragazzi rimanete connessi nel video fino all'ultimo secondo e mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella e condividete il video. Bene, benvenuti. Buongiorno ragazzi, dopo questo intro come se fossi un radiofonico, che mi piacerebbe, c'è una radio che ha bisogno del romagnolo, io voglio andare a lavorare in radio, voglio parlare, eccoci qua, bene, benvenuti ragazzi in questo nuovo format di Radio 105, figata. Allora, andiamo avanti, Serginio, cioè, ma ne hai dette a Corona, cioè, ma chi è veramente, cocainomane, ludopatico, drogato, alcolista, lui gli ha quello, Fabrizio, cioè sei andato in prigione e esci che sei messo peggio, cioè qua ti dipingono come se fossi, che ne so, un camorrista del Messico, non lo so, non lo so. Ogni giorno il nostro Serginio Vesichino riesce a regalarci perle di saggezza, quindi io direi di andare subito ad iniziare il video con l'entrata del nostro Serginio Vesichino. Ecco voi, Sergio Vesicchio! Nella squadra campione d'Italia ci sono i ludopatici. Bentrovati, bentrovati, Ben bentrovati, poi trovato, buon fine Serginio! settimana a tutti. Parole e musica del birraiolo, dice Birraiolo. Zuliani, dico io, del guardone, dello spione, del ricattatore, dico io, uno che solo per quella squadra poteva tifare, solo per quella squadra poteva fare il tifo, perché questi elementi ce li hanno loro e ne troviamo tanti nella rete No, no, che si vantano di essere amici di Corona. aspetta. Allora, noi abbiamo Corona. E va bene. Gli Juventini hanno Sergio Vesicchino, Peter Pan che combatte con Capitan Uncino. E dopo Gigio, ma cosa mi dici mai? I milanisti hanno il rimbandito, il capo dei fessi, gli altri lasciamo stare perché non contano nulla. Noi abbiamo Fabrizio Corona. La differenza sta che voi rosicate, sapete perché? Perché Fabrizio Corona, se vuole aprire un'inchiesta sulla Juve o il Milan, fa così, tac, giornalisti, TV, tutti lì ad ascoltare. Voi due, anzi, voi cinque, che tutti i giorni fate tre video qua su YouTube, non vi caga neanche il vostro cane, avete capito? Quindi capisco il tiraculo, capisco, ma preferisco avere dalla mia parte un Fabrizio Corona che un Sergio Vissicchio o un Peter Pan Oh, un topo Gigio, ma cosa mi dici mai? o i due rimbambiti dei milanisti. Quindi vedete voi. Chi va peggio e chi va male, cioè chi va meglio. Secondo me andiamo meglio noi, però non è che ci dobbiamo vantare di Fabrizio Corona, però se proprio proprio dobbiamo scegliere, voi chi scegliereste dalla vostra parte? Fabrizio Corona o Serginio Vesicchino? O il bandito? Topo Gigio, ma cosa mi dici mai? Cioè, fate voi un po'. Serginio, sei stato sfigato. Parte portano il camion dopo aversi fatto una botta di cocaina e poi delirano costantemente sui social, ne se ne vantano che hanno un tifoso del genere. D'altra parte è quella la loro dimensione, avere quel tifoso, un tifoso come Fabrizio. Sai perché ce ne vantiamo, caro Serginio Vesicchino? Perché dopo vi vediamo in questo modo. Perché voi ci attaccate tutti i santi giorni, ok? Lui gliene basta uno ogni 6-7 mesi o uno all'anno. Pom! Vi dà una stroncata che vi lascia lì tutti per terra. E voi rosicate, quindi noi vedervi rosicare così tanto è una goduria. Corona, alias il cocainomane per eccellenza, il guardone per eccellenza, uno dai vizi numerosissimi. Un esempio No, la pubblicità in questo momento, maledetti, 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 maledetti. da portare avanti. Ebbene,
questo cocainomane, Fabri, ha detto chiaramente che la squadra campione d'Italia, io metto sempre il punto interrogativo perché sapete come la penso su questa squadra non iscrivibile. Ci sta, grazie. Non più squadra, ma associazione. A delinquere, io aggiungo. Ai giocatori che fanno scommesse, che scommettono, che vanno a scommettere. Anche la Juventus ne aveva uno, Fagioli, che ha pagato. Anche il Milan. Ma tu me la aspetta, ferma un attimo. Fagioli, che ha pagato. Ma andiamo indietro di qualche mese fa. Sentiamo cosa diceva. Torniamo a Fagioli. Perché Corona punta al volto più pulito della Juventus, all'astro emergente della Juventus, al grandioso Fagioli? Perché è evidente che al pari di Pistocchi, Ziliani, Variale, Collina, Orsato, Avzim, Out e tutti questi, tutti coloro che sulla Juventus, essendo persone fallite, vogliono far crescere la loro popolarità, ecco Corona. Non si parlava più di Corona. Corona ha dovuto inventarsi. Questa accusa dilaniante per questo giovane innocente giocatore della Juventus che viene dal settore giovanile per far parlare di sé, per uscire dall'oblio dove si è auto inserito, ma credo che non abbia sortito l'effetto voluto, anche perché fallimento. L'unico effetto che può sortire è quello di metterlo alla berlina sui social da parte dei tifosi delle altre squadre che sei un cazzaro, in poche parole, Fabrizio. Sei un cazzaro. Che il povero Fagioli è un ludopatico. Allora, avesse detto Allegri che ludopatico è, lo sappiamo tutti, con l'antiriciclaggio addosso, con la passione con i cavalli, dove diventa ludopatico. Allora ci potrebbe anche stare, ma se avesse colpito Allegri dicendo la verità su Allegri, sulla ludopatia di Allegri e su soprattutto la voleva bene Allegri, disonestà intellettuale di Allegri, non avrebbe colpito, perché diceva vabbè Allegri ormai lo sanno, e ce ne parlano tutti contro, ma Fagioli non fa breccia. Fa breccia invece infangare un giovane ragazzo, un giovanotto della faccia pulita, un ragazzo molto serio, molto per bene, che probabilmente non sa nemmeno che cos'è il gioco, gli va a mettere addosso questa etichetta. Cioè, qui mi fa capire la differenza di chi veramente, giusto o sbagliato che sia, è veramente un giornalista che sa fare il suo lavoro come Fabrizio Corona, perché a Fabrizio Corona gli puoi dire tutto, ma nel suo lavoro è il numero uno e lo è sempre stato e l'ha sempre dimostrato. Poi che sia giusto o sbagliato, questo è un altro discorso che a me non interessa, perché io credo che sia sempre sbagliato quella roba lì. Però Fabrizio, quando dice e porta qualcosa, porta la verità. Tu in 5 anni che dici che è la verità, nessuno ti è mai cagato. Quindi fatti 2 domande, amico mio. Confermando che io mi sono sbagliato su Corona. Sentite, io ho espresso solidarietà per quello che è servito. Sempre, da 20-25 anni, tutte le sue vicende giudiziarie mi hanno visto essere solidale con lui. Sì, in abbiamo sentito prima. Controtendenza con l'opinione pubblica, che si è spaccata comunque, ma c'è comunque una grande fetta di persone che hanno detto questa è una merda e va trattato come una merda. Io a questa cosa non ho voluto mai sottostare e mi sono sbagliato. Vedi, perché un personaggio che va a colpire un innocente, che te lo sai, e gli vuole appiccicare addosso l'etichetta di ludopatico, che è una brutta etichetta. Hai ragione. Molto brutta. Bruttissima. È un delinquente intellettuale, e non solo. È una merda. E
una schifezza. È una me. Ronald Reed morì a 90. Questa è pubblicità. Comunque, ragazzi, per farvi capire in poche parole, che il nostro Serginio una volta era dalla parte di Fabrizio Corona. Poi cosa successe? Successe che Fabrizio Corona sputò fango sulla Juventus e su Fagioli, e come vedete in questa parte di video lui dichiara che è una merda, perché attaccare un ragazzo che non sa neanche che cos'è il gioco d'azzardo, un ragazzo con la faccia pulita, sei una merda, hai capito? E quindi Serginio, hai visto la differenza? Che tu non sei mai un cazzo e spari puttanate. Il nostro, perché è interista, quindi io ho diviso i capi stronzoni, noi ci abbiamo Fabrizio Corona, voi ci avete Sergio Vessicchio e poi c'è di qua la cricca dei milanisti. Il nostro, invece, quando ci mette becco, lo mette bene, mica come voi, mica come voi, ok? Quindi, caro Serginio Vessicchino, stavolta mi sa che ti è andata maluccio. Sentiamo adesso, ad oggi, cosa pensa ancora di Fabrizio Corona. Il muro di omertà, però loro sapete che cosa vi diranno, poi i santoni, vabbè, ma voi date adito ad un drogato, date adito ad un tossicodipendente, ad un cocainomane, date adito a Corona, uno che è stato in galera tante volte. Ora diranno questo perché lo scaricheranno. Come tu l'hai smerdato prima del caso di Fagioli, mi pare, no? O no, Sergio? C'è un cocainomane che non sa nulla, che è una merda perché attacca senza prove un ragazzino come Fagioli, e poi si viene a scoprire che Fabrizio Corona ha ragione su tutto quello che dice, e tutto quello che dici tu è sempre una gran pattaccata. Andiamo avanti! Che dopo c'è il finale, adesso chiudiamo con il finale. Andiamo nel finale, che mi sono stufato. Povero, povero, poveretto. Parole dette da un cocainomane, da un uomo che piace soltanto a chi si fa la cocaina. Ah. A chi si fa la cocaina e poi sui siti, sui social, su YouTube. Mostra l'impazzimento. Chi è? Ma perché poi la cocaina è pesante. Ma mi dite? Fa impazzire, ne vediamo di cocainomani, soprattutto tifosi della non iscrivibile. Ma mi dite sta cosa che c'è sto youtuber cocainomane che spaccia la cocaina, ma chi è? Io non ho ancora capito, che ne parla tutti i giorni di sto qua. Porca troia. E se la fanno e poi sconcludono. E noi ci divertiamo. No, è qui che ti sbagli. Quelli che si divertono siamo noi, caro Serginietto Vessicchignetto. Quindi io direi che anche questa volta Fabrizio Corona ve l'ha messo nel di dietro, perché vi ha lanciato il biscottino. Voi siete andati a mangiare come, sai quando te tiri il mais alle anatre, alle oche che arrivano e tutti. Io ieri ho visto questa scena qui, in poche parole. Corona che tirava un sacco di mais e Peter, Topo Gigio, la cricca dei milanisti, Vessicchino, tutti lì così. Ma gliene ha tirati talmente pochi che si sono, hanno mangiato, e poi è venuto la fame, quella pesante. E dopo Fabrizio li ha guardati e ha fatto: "Tove, ciapa, mangiati quello che ti ho lasciato lì, voilà, oca! Siete delle oche! Gallinacci, anzi, siete dei polli!" Scusate, ho avuto un momento di sfogo. Ragazzi, è fantastica sta storia, perché loro adesso, su sta storia di Corona, preparatevi, perché almeno per 2 settimane ne sentiremo parlare. Già il bandito stamattina l'ha già ritirato fuori, poi lo ritirerà fuori oggi pomeriggio, perché adesso vogliono i nomi. Vogliono i nomi, hai capito, Fabrizio? Vogliono i nomi. Adesso si apre una nuova inchiesta e ti fanno un culo così, Fabrizio. Te però i nomi non farli, mi raccomando. Te di che hai detto una cagata, ma che te ne frega.
Tanto a noi non ci fanno nulla, ma che ce ne frega a noi? Noi possiamo dire quello che vogliamo, noi possiamo dire quello che vogliamo, Sergio, voi no, noi sì, noi facciamo quello che vogliamo e voi no, perché voi siete servi del potere, noi siamo dei liberali, noi liberi, liberi di fare tutto quello che vogliamo e quello che ci piace fare lo facciamo, in faccia a te, in faccia al bandito, in faccia a Topo Gigi, in faccia a Peter, in faccia al capo dei somari, noi facciamo quello che vogliamo, vi va bene? Se non vi va bene... attaccate, ar cazzo, buona giornata.